No, invece penso che per noi che giochiamo davanti era uno stimolo in più, ci ha dato un po' ancora più cattiveria forse. Non so se appunto il fuorigioco, i vari fuorigiochi ci fossero, però c'erano tutti? Vabbè, comunque no, penso che nonostante... miglioreremo anche in questo. E, dicevo, nonostante la stanchezza, penso che comunque davanti ci siamo divertiti e quindi... Non abbiamo pensato ai gol annullati, ma più che altro pensavamo all'azione dopo, come poter fare altri gol. Ovviamente sì, io non ho mai avuto dubbi. Poi ovviamente la decisione spetta al mister, alla società, però io mi sono sempre allenato al 100% e il mio obiettivo è fare bene qui. Le gambe diciamo che hanno sofferto abbastanza, quindi è stata dura come preparazione, lo sapevamo, quindi... ci siamo preparati più mentalmente che fisicamente al lavoro del mister, però abbiamo risposto bene e il campo alla fine ci ha dato ragione. Assolutamente no, credo che la voglia di tutti noi è quella di migliorarci e sappiamo di avere una grande possibilità di migliorare con mister Zeman, quindi lavoriamo e diamo sempre il massimo. Ma non mi sento di dare un numero, cioè una percentuale, diciamo che comunque lavoriamo bene, la squadra si muove bene, ha creato tanto. Bisogna ancora migliorarci per arrivare alla prima di campionato ed essere perfetti. Diciamo che un mix tra la preparazione e la temperatura insopportabile diciamo, in campo, un po' le gambe stavano per mollare, però come ho detto prima la squadra ha dato tutto in 120 minuti, abbiamo vinto e la brillantezza verrà attraverso il lavoro da qui alla prima di campionato. Io penso solamente a lavorare di giorno in giorno. La decisione non sta a me, sta alla società, al mister. Io mi impegno per dimostrare il mio valore, poi loro faranno le loro scelte. Io darò di tutto per rimanere, naturalmente. Io ero in panchina, non ho visto tanto, ho visto solamente, penso, una gomitata del difensore su Simone, ha dato il rigore. Quello che dobbiamo fare più attenzione è sicuramente il gol preso su palla inattiva. Dovevamo essere un po' più svegli. Poi, come abbiamo detto prima, la brillantezza sicuramente è l'intesa che dobbiamo trovare perché molti ragazzi sono nuovi, molti sono giovani e quindi di partita in partita, secondo me, ci troveremo sempre meglio. Normale, abbiamo lavorato tanto, la gamba è pesante, sappiamo cosa vuole il mister, arriveremo sicuramente da qui alla prima di campionato ad avere la gamba brillante e a giocare come ci chiede lui.